Niente, sono stata sfrattata già da diverso tempo, non ho una fissa dimora, a volte dormo a casa di una mia amica, ho dormito anche in macchina e non ho lavoro, poi sto da sola perché comunque sono single e a volte mangio la Caritas, prendo il pacco della Caritas, e a volte pulisco da una signora 2 o 3 ore, 3 volte a settimana, però diciamo che non mi risolve niente, certo. Non ho una casa, praticamente avrei bisogno. Ma lei prima era in affitto da qualche parte, aveva una casa sì, un anno sua. Fa? No, ero in affitto ma non riuscivo più a pagare, praticamente mi hanno sfrattata e non ho dove andare. Dormo. Ma lei abitava in questa zona o è capitata qua no, per caso? No, io abito tutt'altra zona, però ho delle persone che conosco, quindi ci siamo messi tutti insieme e siamo venuti qui per vedere se riusciamo a risolvere qualcosa, vista la situazione nostra tragica. Certamente. Ma lei pensa che questa vostra azione abbia poi un riscontro? Cioè, avete un interlocutore? C'è un dialogo già aperto col comune oppure ancora niente? No, ancora niente, praticamente devono venire. Stiamo aspettando, ma qua avete tentato di comunicare con loro, di aprire il canale di comunicazione? Ancora niente, stiamo aspettando, anche perché per i profughi c'è sempre posto, per carità sono profughi, hanno anche la priorità, però ma bisogna vedere siamo se italiani, sono profughi, appunto, è tutto da vedere. Appunto, quindi comunque noi siamo italiani, avremmo diritto diciamo prima noi e poi loro. Certo. E niente, questo. Ma lei è iscritta in una qualche lista di richiesta di appartamento, no, oppure non l'ha fatto? No, non l'ho fatto perché intanto ci fanno stare gli anni, quindi se lei diciamo, ha intenzione di avere un rapporto col comune e avere diciamo, poi un servizio del comune, dovrebbe fare una richiesta, perché se non fa richiesta il comune per lei non esiste, capito? Sì, ma diverso tempo fa l'avevo fatta, poi addirittura non si trovava più, guardi, per una ma cosa lei ha la ricevuta di questa documentazione? No, però dice che poi non si è trovata più. Che vuol dire? Non significa niente. Il comune è completamente fuori legge su tante cose. Cioè, ma su tantissime. Lei, sì. Il numero di protocollo, la ricevuta sì, e quant'altro, l'importante è che ce l'abbia lei e poi lei che farà valere nelle giuste sedi tutto sì, quello che c'è da far passano valere. Passano gli anni, ha capito, non si risolve comunque niente. Ah, ma capito, comunque sì, questo siamo sicuri, però lei deve avere diciamo, una ufficialità come soggetto, perché se lei come soggetto di diciamo, avente necessità di un'abitazione non esiste per il comune, è chiaro che il comune prende il primo profugo che arriva e dice oh, questo c'è. Perché c'ha gli effetti, è apparente, appare al comune, ha capito il profugo, mentre lei non appare, che ne sa il comune se lei sta bene o no, no ha capito? Ma lo sa. Ecco. Comunque sono andata anche dagli assistenti sociali, ho fatto parecchie cose, ma alla fine non ho concluso niente. Belli quelli. Volevo quelli proprio... un piccolo aiuto, ma lei magari è un figlio commendevole. Un figlio grande comunque. Ah, non è grande? Sì, non è minore. Ah. Quindi, però ho dei grandi problemi, insomma, siamo qui per riuscire a risolvere qualcosa. Vediamo. Lei è separata? Sì, io sono separata. Il suo marito non può in qualche modo intervenire? No, mio marito mi dà solo 100 euro al mese, ma con quelli non risolvo niente uguale, perché certamente. Lui non può. Lui sta per conto suo e io sto da sola purtroppo e questo è va bene. E questo grazie, è quanto va bene sua... va bene grazie okay. Stranamente siamo riusciti a recuperare